regionale abruzzese del CAI guidata da Filippo Di Donato ha scelto proprio una cosa molto ben fatta e l'impegno, ripeto, è quello dell'educazione globale, in particolare l'educazione a non sporcare, a tenere pulito. Anche questo sono le prime manifestazioni concrete di ecologia. Dobbiamo puntare anche sulle cose semplici, non solo sui grandi progetti che poi spesso diventano irrealizzabili. Questa edizione ha un significato importante, dicevamo, perché decima edizione. Si sono sempre caratterizzati nel corso degli anni come momento formativo e informativo. C'è una continuità ben precisa, si parla anche di un raccordo con la scuola materna, si parla di temi importanti, si parla di educazione alla pace. Vogliono soprattutto avere un carattere ludico e non competitivo. Noi abbiamo raccolto qualche intervista a bordo campo durante i